Avete presentato il 7 di ottobre 70 pagine in provincia. Qual è quindi la situazione? Bene, noi il 2 di gennaio avevamo presentato osservazioni affinché questo progetto venisse sottoposto a valutazione di impatto ambientale, nonostante la proponente dichiarasse non necessario questo iter. Ci siamo riusciti e il 7 ottobre, all'interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale, abbiamo presentato ulteriori osservazioni e memorie, circa 70 pagine, di natura giuridica e tecnico-ambientale, chiedendo affinché l'ente procedente dichiari l'improcedibilità dell'istanza di Green Factory e chiedendo anche che non autorizzi questo tipo di progetto. C'è un iter procedurale che prevedeva queste tempistiche e una volta presentate sul sito della provincia scattavano i giorni per poter presentare, i 30 giorni per poter presentare osservazioni. Lo abbiamo fatto credendo in questo modo di poter tutelare con la nostra opposizione il nostro territorio, il nostro ambiente, la nostra salute, cosa che non vediamo fatta da nessun altro. L'amministrazione continua a tenere questa linea sotto traccia, non dichiarando e non uscendo con posizioni ufficiali. Oltre a chiedere l'improcedibilità nelle nostre osservazioni, abbiamo evidenziato che esiste una via alternativa oltre a quella del progetto di digestione anaerobica. Certo, è una via che non persegue come scopo ultimo quello di raggiungere e di accaparrarsi incentivi statali o facili utili. È invece una via, quella del compostaggio aerobico, che permette un maggior rispetto del territorio, maggior rispetto dell'ambiente, emissioni sicuramente diverse da quanto non preveda invece questo tipo di progetto. È per noi un giorno importante questo, perché l'anno scorso veniva costituita l'associazione, quindi è trascorso un anno nel quale noi ci siamo adoperati per informare e per rendere le persone consapevoli di ciò che stava avvenendo, che comunque riguarda tutti noi, riguarda il territorio, riguarda l'ambiente, riguarda anche la nostra salute. Abbiamo raccolto in questo periodo oltre 5.000 firme. Vorrei ricordare a tutti che questo procedimento prevede un utilizzo di 12 ettari di suolo attualmente agricolo, prevede 105.000 tonnellate annue trasportate su gomma in questo territorio, sulle nostre strade, con chiare e inevitabili emissioni clima alteranti, oltre a quelle frutto come emissioni di tutto il trattamento della digestione anaerobica. Parliamo di tonnellate di emissioni in atmosfera. Quindi noi chiediamo come cittadini di essere rispettati e considerati, e rispettati significa avere un ruolo, avere un incontro, un confronto con chi ci amministra. Noi continueremo comunque nella nostra azione e non abbiamo intenzione di arretrare di nemmeno un metro, perché questi sono i nostri territori, il nostro ambiente, e ci sentiamo in diritto e in dovere di tutelarli, sia per noi sia per le famiglie che ci vivono e anche per il futuro dei nostri figli.